Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Call of Duty Black Ops 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo. Come promesso, oggi è domenica 4 settembre, sono le ore 19, sono online sul profilo dedicato a Call of Duty Black Ops 2. Ragazzi, come sempre vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Perfetto ragazzi, il primo match lo giocheremo sulle colline di Hollywood, Stati Uniti. La mappa si chiama Ride. Deathmatch a squadre naturalmente. Adesso vi faccio vedere subito con quale personalizzazione giocherò. Giocheremo con l'MP7 come arma principale e il TAC-45 come arma secondaria. Naturalmente avrò a disposizione le granate. Perfetto, qui si stanno già massacrando. Ok, scendiamo sul campo di battaglia. Adesso è da un po' che non gioco più a Call of Duty, devo un attimo riabituarmi. Ok, andiamo da questa parte. Oh, attenzione, incredibile. No, però dai, ho mirato alle scale. Potevo fare tripletta, ragazzi. Ho mirato alle scale. Da un po' che non gioco. Devo un attimo riprendere la mano. Allora, piano. Qui non c'è nessuno. Buttiamo questa qua là. Dentro all'edificio non c'è nessuno. Beh, almeno. Forse. Adesso non ho capito se ne ho ucciso uno solo. Due. Alle spalle. Ed un nemico. Mi ha preso alle spalle e poi è stato fatto fuori anche lui. Infatti è morto, come avete potuto vedere. E sono respawnato immediatamente di qua. Ok, c'è ancora il mio cadavere per terra. Eccolo là, guardalo là. Dai che lo prendo. No, si è buttato giù. Ce n'è uno là. Aspettate che mi avvicino. Via, 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 via. Ci hanno visti. Caspita, se non si buttava giù era fatta. Era fatta. Ah, ma c'è una porta aperta lì. Devo un attimo anche ricordarmi le mani. Che caspita è successo? Ah, ok. Ha lanciato una granata. Perfetto. Niente, eravamo partiti bene. Ci siamo un attimo persi. Vai. Scendiamo qua. L'abbiamo preso o no? Vabbè, ha colpito me, però. Ha puntato me. C'era l'altro che gli stava sparando, ha puntato direttamente me. Ragazzi, comunque, ve lo dico già in anticipo. Su Call of Duty gioco tanto per giocare. La cosa più importante è divertirsi. Non mi interessa dimostrarvi che sono un pro, anche perché non lo sono, lo ammetto. Avendo poco tempo a disposizione, non ho possibilità di allenarmi tantissimo. Entriamo qua dentro. Povere auto. Hanno già fatto fuori tutte le supercar che c'erano qua. Vabbè. Mi sono accorto che era dietro di me. Poi ciao. Sì, beh, ha già anche l'arma personalizzata. Chissà quanto ci gioca, ragazzi. Chissà quanto ci gioca. Lancio granata. Ok. C'era uno dei miei lì. È stato abbattuto. Ok, è stato abbattuto da uno dei miei. Vediamo che arma ha questo qua, se riesco a prendergliela. Ah, è sparita. Niente, volevo prendergli l'arma. Tanti saluti, arrivederci. No, la granata! Mamma mia, l'ho evitata per un pelo. Preso. Oh, mi sono vendicato su quello che mi aveva ucciso prima. Ottimo. Che casino. Dai! Ok. Ok, proviamo a usare il mitragliatore pesante. Grande. Crife d'apo mi ha preso. Mamma mia che gittata quest'arma. Proviamo a trivellare un attimo il muro. Un po' lenta forse a ricaricare. Però ragazzi è spettacolare. No, sono io. Ok, sto con i miei compagni di squadra. Caspita, ha lanciato un razzo.
Ok, ho provato a trivellare. Preso. Ho salvato i miei. Approvvigionamento alleato in arrivo. Ok, è là dietro. Ok, se mi coprono, se mi coprono magari. Grandi. Dai, preso. No, 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 no. Vabbè, ciao, ciao. Però intanto qualche kill sono riuscito a farla, eh. Spettacolo, quell'arma è veramente uno spettacolo, ragazzi. È veramente uno spettacolo. Se riesco a recuperarla. Ok, quello là è con me. Questo che caspita è? Ah, ok, era una roba loro. L'infiltrazione tattica. Non l'ho mai... non l'ho mai vista come... anzi, forse è la prima volta che... No, 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 no! Stavo guardando le armi che c'erano per terra. Mi sono distratto. Ammazza che... che rateo di fuoco, ragazzi. È scappato via. L'ho preso! Assist! Mi sono preso l'assist, almeno. Ok, di qua niente. C'è gente di qua, forse. Grande. Grandissimo. Ci stava per uccidere tutti e due. Ti piace, saltare e sparare? Mi sta arrivando un altro di qua. Ah! Più veloce lui. Uccisione confermata. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. E ne ha fatti fuori due, eh. No, quel ragazzino lì sa giocare. Sa il fatto suo. Ok, ricarichiamo. Niente, mi ha fatto fuori lui. Mi sono preso l'assist. Però, ragazzi, vinciamo. Bella vittoria. Dai. Nel bene o nel male, comunque qualcosa sono riuscito a combinare. Certo, talvolta sono morto anche male. Però vabbè. Che caspita sta utilizzando? Tipo un cannone, qualcosa del genere. Ammazza che mirino. Ci fica tutta la testa dentro. 9 morti e 6 kill. Non è andata benissimo. Diciamo che posso migliorare. Perfetto, ragazzi, secondo match di oggi lo giochiamo nella mappa Yemen, isola di Socotra. Altro deathmatch a squadre. Speriamo di riuscire a combinare qualcosa di meglio rispetto a prima. Come personalizzazione volevo provare questa qua con l'MK48. No, proviamo a prendere l'M-TAR e come arma secondaria l'R870. Dai, proviamo questa personalizzazione qua. Adesso poi pian pianino giocando sbloccherò sempre più cose. Parecchie le ho già sbloccate. Però me ne mancano ancora tante. Vabbè, mamma mia quanta gente però. Sono sbucati fuori dal nulla. Questo qua per terra cosa sta facendo? Sono sbucati fuori dal nulla. Ok, chissà se c'è qualcuno qua. Preso. Mi stava pure inseguendo. Preso. Ah, è uno dei miei iscritti. Mi stava seguendo. Scendiamo. Ce n'è uno qua. Ce n'è uno qua sopra. Ce n'è uno qua sopra. Aia. Niente, si è vendicato. È venuto a cercarmi, rendetevi conto, è venuto a cercarmi. Dopo che l'avevo ucciso io. Ma è sempre così. Ok, sono salito. Vediamo se riesci a proteggerti da una granata. Oh, 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 oh! Che colpo! L'ho praticamente disintegrato. Non ho visto che c'era l'auto. Incredibile. L'ho disintegrato. Pazzesco. Veramente pazzesco. Grande. Ok, me ne vado di qua. Ah, ma qua si gira intorno. Ok, mi sposto.
È meglio non rimanere mai fermi nello stesso punto. Ok. Chi caspita mi ha preso? Un cecchino? Fatemi vedere. Ah, ma era dietro di me. Ok, è quello che ho preso all'inizio praticamente. 888C. Qui sono morto. Stavolta gli butto la granata. Ah, però sono tutti dall'altra parte. Sono tutti dall'altra parte. Quindi dobbiamo tornare indietro, che bello. Proviamo a vedere se c'è qualcuno qua. Non c'è nessuno. Provvigionamento in arrivo. Qui c'è gente che muore. Lì c'è sopra uno che sta sparando dei nostri. Spostiamoci. Ok, preso. Aspettate che mi sposto. E mi è andata di lusso. Ok, c'era qualcosa lì per terra nostro, non ho capito cosa. UAV alleato in arrivo. Mamma mia che colpo. Mamma mia che colpo. Cos'è che sta piazzando? Ok, ho capito cosa sono. Sono quelle che si alzano da terra e praticamente esplodono al volo. Ok, io sto correndo per vedere se riesco a beccare qualcuno, ma non riesco ancora. Non riesco a beccare nessuno, ragazzi. Approvvigionamento alleato. Non c'è nessuno. Provo a ficcarmi qua dentro. No, sento solo delle grandi esplosioni e basta. È arrivato un approvvigionamento lì. Che qualche mio compagno di squadra ha preso. Ma i miei avversari dove caspita sono? Ok, qua è morto un altro. Aia, e vabbè, addirittura mi ha inseguito, ragazzi. È quello dello scudo. È quello dello scudo. Il bello che gli sono saltato praticamente davanti. Ecco perché mi ha fatto fuori. Ok, è qua che gira però. È qua che gira. Sicuro. Guarda, ce n'è uno là in cima. Eccolo lì. Qui mi sono fatto fuori io da solo, rendiamoci conto. Qui mi sono fatto fuori io da solo, ho sbagliato la manovra. Ce n'è uno là. Aspettate che lo inseguo. Dove è andato? Ah, è morto qua, malissimo. Vabbè, volevo cercare di beccarlo. Ce n'è uno lì sopra. Preso. Ok, l'abbiamo fatto fuori tramite fuoco incrociato. Non mi ero accorto che aveva piazzato la scarica elettrica. Quindi provo. Che lancio. No. Devo andarmene. Dai, devo andarmene. Mi ha fatto fuori con quell'affare lì. Mi ha fatto fuori con quell'affare lì. Potevo scappare, però mi sono incastrato nel muro. Che mira fantastica. Ho avuto una mira fantastica in quell'occasione lì. Ho centrato in pieno lo scudo e ho mancato completamente il bersaglio. Mi stanno sparando alle spalle. E infatti, guardalo che camperone. Si era messo là dietro. Che camperone. Ok, sono tutti lì, Probabilmente poi l'hanno fatto fuori. Ok, altra vittoria. Ammazza, li abbiamo massacrati, 75-38. Vediamo la kill finale. Bella quella pistola. Bello che ha sparato. Ok, no, poi ha sparato anche sull'avversario, però ha scaricato anche metà dei colpi sul muro. Siamo migliorati proprio leggermente, 7-9. Perfetto ragazzi, incredibile. L'ultima partita di oggi la giochiamo nella famosa mappa di Nuketown 2025. Altro deathmatch a squadre. Perfetto, speriamo di combinare qualcosa di meglio. Diciamo che questa qui è una mappa molto piccola, quindi è facile beccarsi.
andiamo a selezionare la personalizzazione 2, dove ho praticamente cambiato il fucile. Utilizzeremo lo SWAT 5-5-6, mentre ho messo il mirino reflex al fucile a canne mozze. Perfetto, iniziamo subito con una fantastica kill. Ho già subito vendicato un mio compagno di squadra. Ho le granate a disposizione. Siamo più in vantaggio. Aia! Mazza che cecchino! Cioè, ci ha fatti fuori tutti e due, eh. Caspita, poco abile sto cecchino. Beccati sta granata, va. Qui è facilissimo. È facilissimo morire. Oh, però ti ho preso. Però ti ho preso. Oh mio Dio. Mi è morto uno davanti agli occhi. Drone d'attacco nemico in arrivo. Ok, c'è un nostro camperone. Salve camperone. Come si chiama questo qua? Maurizio 230. Ok. Io rimango nel cortile sul retro, perché se vado lì in mezzo praticamente mi trivellano, ragazzi. Stiamo vincendo. Mi trivellano. Ma dove caspita sono tutti i nemici? Vabbè, oh, andiamo avanti, perché sennò qua non non uccidiamo. Sì, vabbè, mi hanno tirato una mi ha tirato addosso. Sono lentissimo, sono lentissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Esploso di tutto. Mi ficco in casa. No, è contro di me. Pensavo avesse una cadenza di fuoco, però diversa. Questo fucile qua. No! Dai, è scappato. Sì, beh, si sono presi loro la kill o me la sono presa io? No, forse mi sono preso l'assist. No, volevo scendere. Non si passa! Cioè, sono riuscito a incastrarmi, rendetevi conto. E mi ha fatto fuori quello che era davanti a me, non quello dietro. Quasi raggiunto. Un casino. Ok. Dai, dammi la kill. Oh, almeno uno l'ho preso. Ne stavano arrivando due. Ci ho messo mezz'ora a farne fuori uno. Butto la granata di lì, scappo di qua. Diciamo che sono tattiche. Ok, mi devo nascondere. Preso. E sono pure sopravvissuto. Ok, abbiamo vinto anche questo match. Ragazzi, facciamo che giocarne ancora uno, va. Perché è durato praticamente pochissimo. 75-68. Vediamo cosa ho combinato, va. Vabbè, mamma mia. Arix Ares. Quante kill. Ne ha fatti fuori 3 in un colpo solo. Così, in 4-4-8 ne ha fatti fuori 3, incredibile. Ok, diciamo che siamo entrati, che il match era già iniziato, però comunque concludiamo 4-3 come morti e uccisioni. Perfetto ragazzi, ultimo match di oggi, giochiamo nella mappa Meltdown, pendì del Balochistan, deathmatch a squadre. Speriamo di combinare qualcosa di buono. Adesso vi faccio subito vedere che personalizzazione andrò a selezionare. Ok, prendiamo l'MP7, che è una mitraglietta veloce. Voglio un'azione pulita. Ok, spero che non... perché ho visto che dall'altra parte ci sono alcuni ragazzi che mi seguono. Spero che non mi carichino in continuazione. Granata! Magari in due o tre, perché sennò non riesco a giocare. Wow! Mi ho già subito fatto fuori. Ma ste caspita di granate appiccicose. Ma non lo so, ma hanno una mira assurda. Riescono sempre a piazzarmele lì a un metro. Ok, già mi stanno sparando. Dicevo, spero che non si coalizzino e non si mettano due o tre a giocare contro di me, perché sennò non riesco più a uscirne. Ok, non ho armi secondarie, cioè non ho ne altre granate. L'unica che ho è... l'unica che avevo era quella lì. Qui hanno trivellato il mio compagno di squadra. Direi di andarcene. Ok, perfetto. Vediamo da questa parte. Ok, lì hanno trivellato uno degli avversari. Allora, vediamo
Oh, non riesco a beccare nessuno però, ragazzi. Ho preso quello là all'inizio e basta. Facciamo una roba. Proviamo ad andare da questa parte di qua. Non riesco a beccare nessuno di voi in questo momento. Ho ucciso solo Ares all'inizio. E basta. Ok, ce n'era uno lì, però mi sa che se n'è andato. Ok, ho ucciso Crifedapo. Andiamo dentro. Bello, che bello giocare da camper. Guardate che roba. È bello che io sono entrato e non me ne sono neanche accorto che era lì. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, dai, entra. No, non è entrato nessuno. Preso, mi sono subito vendicato. Vabbè, niente. Era di nuovo il tipo di prima. Io cercavo di uccidere il suo compagno di squadra. È riuscito a vendicarsi di nuovo. Granata. Ok, buttagli quello di là. Io me ne vado di qua. Guardalo. Tanto dovrà scendere. Dai, però, e che caspita. Qui gli è andata di nuovo. Oh, meno male che l'hanno fatto fuori. Mi sono preso 50 punti assist. Caspita. Ok, scendiamo di qua. Lì c'è uno a terra. Preso. Uccisione confermata. Mi sono vendicato, adesso me ne vado. Ok, passiamo di qua. Carichiamo un attimo. Voglio vedere se si è rimesso là. Ah, è nostro questo qua. Ok, perfetto. Preso. È una sfida tra me e quello lì. Ok, ho ucciso anche Odontomatico. Perfetto, doppia kill. Me ne manca ancora una, forse. Devo ucciderne forse ancora uno per avere uno dei bonus lì a sinistra, a destra, scusate. Ok, no, è nostro. Beh, che i rossi, beh, che gli, quelli degli avversari probabilmente, probabilmente sono rossi, eh. Adesso che ci penso, mi ero dimenticato che quelli degli avversari probabilmente sono rossi. C'era Crifedapo dietro l'angolo. È venuto su chinato, perché sennò se veniva su di corsa lo prendevo in pieno. Che cecchino. Mazza, che cecchino. Sistemato. Ok. UAV in arrivo. Mantenete alta qui la dentro pressione. C'è nessuno. Allora scendiamo di qua. C'è uno dei miei lì. Probabilmente hanno conquistato questa camera. No, ho la pistola. Pensavo di avere il fucile a pompa, però probabilmente è in un'altra personalizzazione. Niente, è scappato. Ok, andiamo su di qua. Allora, proviamo a passare da questa parte. Beh, sicuramente qualcuno si sarà ficcato dentro questa camera. E invece no, è pulita. Oh, caspita. Preso. Caro amico. Mi sono salvato di nuovo. Per me è una sfida tra me e lui. 75-55. Ragazzi, altra vittoria. Bel match. Gran bel match. Ok, kill finale di Nathan e 95, che ha battuto Crifedapo. Va bene, ragazzi. Ammazza l'arma dorata, eh.
gioca poco a Call of Duty Black Ops 2. Ok, concludo con 7 kill e 4 morti. Perfetto ragazzi, eccoci tornati nel menu principale di Call of Duty Black Ops 2. Bei match, certo in alcuni momenti magari ho commesso degli errori un po' banali che potrebbero magari far storcere il naso magari ai più esperti. Però considerate che non ho mai detto di voler dimostrare di essere un pro. Non mi interessa diventare un pro su questo titolo, a me interessa solamente divertirmi. Gioco Call of Duty Black Ops 2 ragazzi mezz'ora alla settimana, quindi tali errori o comunque certi errori ho bisogno di tempo per correggerli. Spero ragazzi che comunque vi siate divertiti anche voi, appena possibile vi pubblicherò questo video sul canale. E ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Call of Duty Black Ops 2. Alla prossima ragazzi!